Assessore, abbiamo ascoltato le sue parole in conferenza stampa, anche quelle del presidente Citrinio. Un suo commento lo vorrei anche sul discorso per quanto riguarda la valorizzazione della nostra cultura attraverso i film, soprattutto in vista di alcune, tra virgolette, polemiche sono apparse anche in conferenza stampa, nel senso se si deve appoggiare come sempre i film di 'Ndrangheta, se valorizzano la nostra cultura. Come assessore alla cultura, cosa pensa? Allora, innanzitutto il film è una fiction che abbiamo appena presentato, non tratta il tema della 'Ndrangheta, quindi abbiamo già assunto questo dato. E la polemica si riferiva al film Duisburg. E il giorno dopo la proiezione del film il presidente Oliverio ha scritto direttamente in Rai segnalando la gravità della cosa, anche perché si propagandava per girata in Calabria un film che invece era girato in Puglia, quindi anche delle inesattezze mostruose. E poi obiettivamente, insomma, con tutta una storia, delle implicazioni che non rendono giustizia alla cultura calabrese. Quindi il presidente si è attivato e poi, insomma, c'è stata una serie di conseguenze, anche c'è stata un'interrogazione in consiglio regionale e si è aperto un percorso di riflessione. Ora, naturalmente non l'obiettivo è quello, attraverso la Film Commission, di valorizzare le qualità positive della Calabria, innanzitutto le attrattive paesaggistiche, i beni culturali, i borghi bellissimi che ci sono, l'antropologia dei luoghi, perché no, anche le tradizioni, i saperi popolari, la musica, l'artigianato, l'enogastronomia. Un film, una fiction girata qui valorizza e diffonde nel mondo tutto questo. Poi però non si può dire alla Film Commission dovete bocciare a priori delle proposte di produzione, perché c'è il tema anche della 'Ndrangheta. L'importante è che sia affrontato in maniera corretta, veritiera e non violenta, proprio come messaggio comunicativo. Presidente, abbiamo presentato questo film, già ricordo i suoi presupposti che abbiamo ben affrontato in trasmissione da me in linea aperta. Lei aveva presentato già allora alcune proposte, tra cui questa che in questi giorni si sta girando. Sul piano di ricadute lei ha dato qualche dato occupazionale, non solo, lei ha dato qualche dato in conferenza stampa. Secondo lei avranno una ricaduta già da qualche dato, se si ha, sul territorio? Sì, allora il dato che noi abbiamo al 30 di giugno è che tutte le produzioni che ci hanno già rendicontato, la ricaduta è per un euro che noi diamo di contributo, ne rimangono 4 sul territorio. Quindi per ogni 100.000 euro, ogni produzione ce ne ha lasciato 400.000 sul territorio. La maggior parte, quasi tutta, per le maestranze tecniche e artistiche, e una buona parte per l'ospedale, perché anche su questo noi certamente abbiamo un occhio attento e cerchiamo di non far dirottare tutta la spesa soltanto sull'ospedale. In effetti, lo dicevo prima in conferenza stampa, noi imponiamo un tetto di almeno il 20% di maestranze tecniche e artistiche che devono prendere sul territorio, cioè di maestranze che sono residenti in Calabria. Quindi questo naturalmente alza il livello di spesa dalla parte delle produzioni, e quindi noi abbiamo i dati, siamo tranquilli dai dati che la ricaduta economica sul territorio è importante, almeno è una di quelle più importanti a livello nazionale. I paesi in cui abbiamo, per quel che riguarda poi questa location del paese, abbiamo scelto delle parti dei tre paesi dove giriamo che poi nel film risulteranno essere un unico paese, come nel caso di Montalbano. Vigata, diciamo, non esiste e si compone di una serie di parti, di Ibla, Ragusa, di Pachino, cioè di una serie di paesi del Ragusano che messi insieme fanno la città di Vigata. La città si chiama Poliantea, che è un paesino appunto, come Gerace, come Riace, come Monasterace, eccetera, dello Ionio, però anche perché a noi serviva un paese antico, cioè che è rimasto. Quindi un unico paese? Sì, che è un paese rimasto, come dire, non toccato dalla modernità, e quindi
Gerace, Monasterace, eccetera, hanno delle parti rimaste così, ma non sono integralmente così, e quindi giriamo prendendo, per esempio a Monasterace abbiamo girato nel castello, giustamente lodato dal sindaco, che è una location meravigliosa e che era perfetta per la nostra fiction. Mi piace entrare in contatto con la realtà dei luoghi dove vado, non mi piace soltanto isolarmi e fare il mio lavoro, che è importante, ma mi piace entrare in contatto col territorio e con la gente, e quindi mi porto dietro. L'altro giorno ho fatto un'intervista per Rai 1, che tra l'altro andrà in onda il 4 agosto, dove parlo di questa esperienza calabrese, una trasmissione che si chiama Sulla Via di Damasco, una trasmissione a carattere religioso anche, no? E ho citato un po' questa fiction e ho parlato proprio della Calabria, degli aspetti, perché mi piace entrare in relazione e poter raccontare la forza dei territori. Questo è un territorio ricco di energia, ricco di bellezza, molto generosa con gli altri e a volte poco generosa con se stessa. Una domanda che ho fatto anche al regista, la faccio a te da attore, e visto che comunque, come accennava anche il presidente Citrigno, no? Lo scopo di Film Commission, la mission di Film Commission è quella anche di creare opportunità lavorative, hai visto potenzialità anche da una semplice comparsa ad un'attrice locale o attore locale? Guarda, io ho visto la stessa potenzialità che c'è in tanti altri luoghi, anche nel Lazio, che è comunque notoriamente quella più importante, la più importante zona produttiva d'Italia, per ovvi motivi. Ho visto da parte delle comparse, ad esempio, la voglia di partecipare, ma di crescere. Quindi questi ragazzi mi chiedevano con grande cortesia dei consigli, piccoli consigli, quindi vuol dire che hanno voglia, e poi anche consigli anche per lavorativi, anche se possibile. Ma ho visto soprattutto nelle maestranze una conoscenza attenta di quello che facevano, insomma, non è gente improvvisata, quindi vuol dire che c'è stato un lavoro in questi anni, un percorso di crescita anche sotto questo aspetto.